futuro oggi viene garantito perché, brutto da dire, ma di fatto l'attività industriale delle aziende esiste e persiste, se no il futuro sarebbe già, il problema ci sarebbe già stato il 16 febbraio, quando è la scadenza federale, 16 febbraio, ce l'avremmo avuto lì, quindi lì c'è stata la dimostrazione che c'è una continuità aziendale, quindi questa continuità aziendale è sicuramente la garanzia del Teramo. Tengo, io non ero in colloquio, che queste cose siano state confermate anche dagli amministratori e dal sindaco nei giorni scorsi. Le trattative, io ho voluto e ho chiesto all'amministratore di smentire le trattative, perché le trattative riportate non corrispondono alla realtà. Con questo non voglio dire che non esiste un rapporto con il gruppo di Giuseppe Spinelli, ma da avere un rapporto, avere un'interlocuzione, parlare addirittura di contratti, accordi o non so cos'altro, percentuali, siamo lontani anni luce. Abbiamo il contratto, il gruppo di Giuseppe Spinelli, d'accordo con, chiaramente con l'amministratore, è normale che io venga contattato e poi tutto viene comunque riportato nell'ambito di quelle che sono le condizioni attuali. E ci sono delle trattative avviate, ma non ci sono solo con il gruppo di Giuseppe Spinelli. Fin qui Davide Ciaccia. Questa mattina tuttavia è arrivato un duro comunicato firmato dall'amministratore giudiziario e dagli amministratori della società, in cui si precisa quanto segue. Le dichiarazioni rese da Davide Ciaccia sono autonome affermazioni, non avendo titolo né poteri di rappresentanza, né tantomeno può allo Stato esercitare la direzione e il coordinamento della Teramo Calcio, sottoposta a sequestro di prevenzione. L'amministrazione giudiziaria, su impulso dell'organo amministrativo, non ha ancora sciolto le riserve circa i presupposti e le condizioni per assicurare un'adeguata continuità aziendale del Teramo Calcio ed è stata rimessa ogni decisione in merito all'autorità giudiziaria competente, anche in ordine ad altre questioni rilevanti. E ancora, per quanto a conoscenza dell'organo amministrativo, non sussiste alcuna manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione della partecipazione di controllo della Teramo Calcio, che, ove vi sarà, cosa del tutto auspicabile, andrà condotta nelle sedi istituzionali a ciò deputate e con gli organi del procedimento sotto la direzione del giudice delegato e del Tribunale di Roma, misure di prevenzione.